Da Tokyo alle Marche, il presidente della ISETAN Onishi, seguito dalla sua personale troupe televisiva giapponese, ha fatto visita in una delle aziende che da sempre è il fiore all'occhiello del nostro territorio, la Zintala di Silvano Lattanzi, che da anni porta nel mondo il lusso e il meglio delle calzature made in Italy e made in Marche. Di ritorno da Shanghai, Roberta Lattanzi ci parla del prestigioso riconoscimento conferito alla Zintala. Si tratta del primo premio Bottega Artigiana delle Marche. È stato sicuramente sì, una grande soddisfazione, una grande felicità, un grande anche riconoscimento al lavoro di mio padre, un lavoro cominciato appena ventenne nel 1971, che io e mio fratello stiamo portando avanti con grande impegno, con grande fierezza. Il baricentro, della moda, il baricentro dell'economia, si sta spostando, non è un segreto. Non bisogna guardare a questo con paura, non bisogna guardare a questo con diffidenza, perché se è pur vero che c'è, come dire, un'attenzione dei media, verso nuovi orizzonti, verso nuove frontiere, è anche vero che, noi dobbiamo guardare a questo come una grande opportunità. Cioè c'è un allargarsi, dei consumatori che apprezzano il Made in Italy, che apprezzano soprattutto l'alta qualità. Noi rimaniamo come italiani sempre detentori, di un grande know-how. Qualunque cosa di bello si faccia nel mondo, è commovente pensare che, se si va a guardare dietro le quinte c'è sempre un italiano che lo organizza. Insomma, sicuramente una grande soddisfazione, una grande felicità. Il signor Onishi è uno dei più importanti importatori di calzature del Giappone e molto tempo fa decise di investire, o meglio, di sposare la Zintala di Lattanzi, per via della qualità e dell'eccellenza manifatturiera che solo maestri, artigiani e marchigiani sanno offrire. Oggi vorremmo fare questo diciamo, ecco, un anniversario di questa bellissima storia. E quindi sono adesso, insomma, sono qui e poi andremo anche nel primo laboratorio, appunto, nella prima bottega dove tutto è nato, dove tutto ha avuto origine e poi da lì, insomma, rifaremo, ecco, qualche foto magari dopo 20 anni e quindi, insomma, ecco, è un po' una ricorrenza, un anniversario per noi molto importante, ma poi soprattutto proprio anche per la ISETAN e per questa delegazione giapponese che hanno affrontato questo lunghissimo viaggio, ma vogliono portare la nostra storia, le nostre origini in Giappone. Ad accogliere gli ospiti anche il presidente della Camera di Commercio, Graziano Di Battista, che ha illustrato le potenzialità del distretto calzaturiero ed ha invitato gli ospiti a trattenersi qualche giorno in più per visitare le bellezze storico-artistiche ed ambientali del Fermano. La nostra vicinanza e anche il cogliere come possiamo essere a fianco degli imprenditori, questi, ma anche gli altri, perché poi noi sappiamo che c'è questo effetto trascinamento al momento che i più importanti buyer del mondo vengono in questo territorio, significa anche per gli altri che in questo territorio abbiamo qualità, abbiamo esperienza, abbiamo tradizione, ma abbiamo cuore e passione. E allora ecco, io credo che la Camera di Commercio indubbiamente deve dare risalto e deve dare un messaggio a tutti gli imprenditori che la strada dell'internazionalizzazione è la strada vincente.